Ciao a tutti! Come ogni anno voglio mostrarvi il setup del tour di Natale del Sunshine Gospel Choir. Ogni anno appunto abbiamo questo mese e mezzo in cui praticamente suoniamo tutti i giorni e quest'anno ho scelto un setup semplice in realtà, molto essenziale ma molto efficiente e ve lo voglio mostrare. Prima però di mostrarvelo, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati. Mettere un mi piace alla fine del video se vi è piaciuto, fare commenti, proposte e quant'altro. E vi ricordo il mio canale Patreon dove potete sostenere il mio lavoro, avere in cambio altri video che non vedrete mai qui su YouTube, un contatto più diretto con me, tutorial, PDF e quant'altro. E per il livello Pro ci sono anche delle lezioni online in diretta con me, una bella comunità che sta crescendo, quindi andate a farci un giro. Se poi invece foste interessati a lezioni o consulenze a partire dalla così, la tecnica strumentale sulle tastiere, sul pianoforte, oppure relativo a quello che faccio chiaramente, oppure su tutta la creazione dei suoni, la sintesi, o appunto sulle macchine che utilizzo, su main stage, su Camelot, eccetera, eccetera, scrivete a info@paologambino.com. Allora andiamo a vedere subito che cosa abbiamo. Abbiamo una Modi X8, di cui vi metto subito il link in descrizione. Un strumento che ho voluto in questo caso qua sfruttare in profondità, e abbiamo un iPad con Camelot, appunto citato prima, che utilizzo sia per leggere le parti che per mandare un loop. E abbiamo qua il mio Viscount Legend Solo, il mio video più visto in assoluto, quindi vi metto subito il link, che è il mio primo video peraltro. È un setup estremamente semplice anche come collegamenti, non c'è nulla di collegato via MIDI. Abbiamo però le due tastiere collegate, cioè o meglio le uscite. L'uscita della Viscount entra negli ingressi della Modi X, permettendomi quindi di evitare di usare un mixer, un sistema che utilizzo veramente da tanto tempo, lo utilizzo anche per esempio con la CK88, anche qua link alla mia descrizione, insomma, è un sistema utile, una volta che ci si prende la mano, veramente molto potente e appunto ci permette di evitare di portarci un mixer, soprattutto poi per due tastiere in questo caso qua, anche dovendo utilizzare la scheda audio abbiamo ancora delle cose molto più interessanti. L'iPad lo utilizzo appunto per mandare un loop e leggere le parti e prendermi i BPM dei brani, cosa ne ho parlato in un video, appunto. Non diamo solo la responsabilità ai batteristi di questa cosa, ma se c'è un brano in cui devo partire io e magari arriviamo da un brano molto veloce, ci sta che si tenda un pochino a spingere. Se magari il brano è a 60 bpm, rischiamo di rovinarlo. Quindi cerco, mi prendo questa responsabilità, quindi di prendermi le velocità e di cercare di starci dentro più o meno. Almeno a occhio, quantomeno, e mando un loop. Dicevo, l'iPad è collegato in realtà semplicemente con l'uscita cuffie. Molto semplicemente, non ho utilizzato scheda audio perché per un brano abbiamo evitato di tirare una linea di click, insomma, di complicarci la vita. Mario Bracco, il nostro batterista, se lo fa mettere nel monitor in maniera sufficiente e non c'è stato mai nessun problema. Qui sotto ancora ci sono 5 pedali. Due pedali del sustain, uno per ciascuna tastiera, due pedali di espressione, anche qua, uno per ciascuna tastiera, e un pedale dello slow fast invece per il Legend Soul. E qui già una cosa interessante, perché appunto ho sperimentato questa cosa qua di utilizzare un pedale del sustain sul Legend Soul, che è una cosa che gli emondisti puri storceranno il naso, ma invece secondo me mi ha portato dei risultati molto interessanti, anche perché appunto ci sono solo io a suonare le tastiere, siamo in quattro, basso, chitarra, batteria e tastiere, e quindi devo dare ogni tanto l'idea di essere più di uno. Ma iniziamo ad ascoltarci qualcosa, che è sempre la cosa più interessante. Primo brano, il brano con cui introduciamo il concerto, questo brano intitolato Ringing the Bells, dove appunto abbiamo questo piano e pad, sono tutti i suoni da cui sono partito dal preset, ho fatto modifiche. E poi questa campana qua in chiusura. Secondo brano, invece, abbiamo questo brano, appunto iniziamo a sfruttare questa cosa qua del pedale, per cui del pedale del sustain applicato qua all'Hammond. E appunto, per esempio, io qui ho un pianoforte su cui faccio entrare un synth, quindi insomma il risultato è molto interessante perché appunto io riesco a fare questa cosa qua, tipo bene. Quindi riesco anche a gestire con lo slow fast, insomma, averlo comunque, renderlo comunque cangiante, e, o con lo stesso pedale d'espressione, insomma, e si riescono a fare delle cose molto interessanti. Uso tantissimi layer piano e altro, ad esempio qui abbiamo questo synth, e uso
uso sempre il pedale, perché così in questo modo ho bisogno poi del piano invece da solo, magari punti in cui magari scendiamo di dinamica, appunto posso togliere questo pad in maniera morbida. In un altro brano appunto abbiamo invece un pianoforte, poi la campana qua sotto e questi archi che entrano insieme al piano. Abbiamo poi l'intro che utilizziamo, che facevamo gli anni scorsi, che ogni tanto ricicliamo, qui appunto partiamo con questa jam, diciamo, su questo si minore con solo un piano, dove ad un certo punto entriamo col tema e quindi faccio entrare col knob gli archi. E poi qua questo synth con le quinte, con le quarte, pardon, che è molto efficace, per poi passare cambiando scena ad un altro suono totalmente diverso. Sono molto interessante anche questo. Qui un classico pad e archi con una fisarmonica, un flautino, poi invece qui un Wurlitzer con dei fiati che faccio entrare a mio piacere, chiaramente anche dove appunto riesco a giocare, a dare l'idea un po' di anche qua di più parti. Io ho parlato del loop prima e anche qua appunto una situazione similare con questi fiati che appunto possono diventare piano, per cui il loop è questo. Riesco appunto anche qua a dare l'idea di essere più di uno, classico piano e archi, un altro, ecco, sempre con i fiati, appunto abbiamo un altro medley appunto in cui appunto io suono normalmente il piano, anche qua do degli riesco appunto a far entrare i fiati e a mantenere comunque il piano, quindi anche qua suono, potrei certamente farlo anche su un'altra tastiera, ma mi piace di più come risultato e suona di più. Degli archi, un pad che credo sia un preset, tra l'altro se mi ricordo, poi un brano invece interessante, ve l'ho già fatto sentire altre volte, questo brano qua è un brano molto orchestrale, quindi avevo utilizzato o il chord trigger di Main Stage e a link anche qua, il note to chord di Camelot, in questo caso qua invece ho campionato questi accordi che appunto sono messi siamo a due mani in alcuni punti, quindi insomma bisognerebbe già solo essere un tastierista per fare questi, invece in questo caso qua io ho questi accordi, poi riesco ad aggiungere questi corni. E poi sopra ancora fare una terza parte, appunto di archi, quindi e poi cambiando scena anche qua ho altri suonini tipo flautino, un oboe, e basicamente sono questi. C'è ancora poi appunto una patch con un piano anche qua, sono partito da un preset e l'ho modificato veramente, per chi critica Modix, ragazzi, se ci lavorate è uno strumento che è bellissimo.
poche menate, non lasciamo prendere discorsi convertitori, queste sciocchezze qua. Se sappiamo lavorarci come su qualunque strumento, mi permetto di dire, mi ricollego anche se a tutti i corsi che faccio, insomma, e se suoniamo, se le nostre parti sono buone, se sappiamo lavorare sugli strumenti, non ce n'è per nessuno. E lo ritengo veramente per il prezzo sia uno strumento meraviglioso. Questo praticamente è quanto. Grazie a tutti quanti voi per l'attenzione e a presto. Ciao!